Ciao a tutti, con questo video vorrei continuare con il linguaggio del corpo maschile, questa volta però ricordando i segnali di rifiuto. Quindi pericolo, pericolo, se notate che un uomo, beh, ad esempio tutta la zona del naso è una zona legata al rifiuto, quindi a qualcosa di sgradevole che non viene comunque accettato e piaciuto. Se un uomo quando via di fronte inizia a toccarsi il naso, strofinarselo, stropicciarselo, pacioccarselo, in qualche modo o quello che state dicendo non è gradito o non è gradito il vostro comportamento, o ahimè, nella peggiore delle ipotesi siete proprio voi a non piacerle. A piacergli. E un altro segnale di rifiuto emesso da un uomo è il fatto che si gratti la testa. Insomma, un uomo che si gratta la testa in qualche modo non sta bene lì dove si trova, non è a suo agio, non è in una zona di comfort, quindi non va mica tanto bene. Un altro segnale è il fatto che si mangi le unghie, è proprio un segnale di tensione, di nervosismo. C'è qualcosa che non va. Non piacete in qualche modo. O comunque sta parlando, anche sempre, o facendo, sia in un contesto che genera tensione, genera nervoso. Il segno più eclatante, comunque, è quando lo avete di fronte e non vi guarda negli occhi. E beh, donne. Quando avete un uomo di fronte a voi che non vi guarda negli occhi, questo è il massimo segnale di rifiuto, è il massimo segnale di disinteresse. E qui, ahimè, meglio concentrarsi su qualcos'altro e qualcun altro e magari somministrateglielo voi per prima un bel rifiuto e orientatevi su qualcos'altro. E con questo video è tutto. Iscrivetevi al canale, fate iscrivere i vostri amici, attivate la campanella per ricevere le notifiche sui nuovi video. Un bacio, a presto dalla Pink.